concerto di grande interesse per scoprire o riscoprire la musica russa e sovietica nel prossimo concerto della stagione sinfonica dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta da Valery Gergiev. Rodion Chedrin è un compositore poco eseguito in Italia e in realtà molto noto nel suo paese e un po' meno altrove, nonostante gli sforzi di grandi interpreti come Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovich, lo stesso Gergiev o Pletnyov e altri. Classe 1932, Chedrin sembra in qualche modo ereditare da Shostakovich quel lato grottesco, però amplificato all'ennesima potenza, soprattutto nelle sue prime opere. Le ultime sono più sperimentali, più atonali, ma nelle prime questo carattere satirico, questo gusto per la deformazione, è estremamente virulento. Prova ne è il concerto numero uno per orchestra, ispirato anche nel sottotitolo, una specie di canzonaccia triviale russa, che è l'apoteosi della caricatura. Breve durata, sui 9 minuti, eppure dentro questi pochi minuti, pugno di minuti, c'è di tutto: musica da circo, la banda, richiami popolari, una specie di Mahler impazzito e molto, molto russo e molto divertente. Straordinario pensare quanto poco ci sia in termini cronologici di differenza tra il terzo concerto di Rachmaninoff per pianoforte e orchestra e la Sagra della Primavera di Stravinsky che conclude questo concerto. Il terzo concerto di Rachmaninoff è stato scritto da Rachmaninoff probabilmente per fare soldi, insomma, e per farsi anche vedere negli Stati Uniti. L'ha scritto in Russia con questa idea di andare negli Stati Uniti a suonarla, cosa che ha fatto, ottenendo un grande successo di pubblico e qualche riserva da parte della critica, che però nel tempo si è corretta. Beh, insomma, è un concerto molto famoso, solamente in quel film lo chiamano Rach 3, nessuna persona sana di mente lo chiama così, non lo fate. Terzo concerto di Rachmaninoff è un concerto di difficoltà strabiliante. Il giovane ventiduenne pianista Seong Sin-so, coreano, insomma, ha vinto l'ultima edizione del concorso Chopin, ha vinto il premio Rubinstein a Tel Aviv, è arrivato terzo al concorso Tchaikovsky, che è uno dei più importanti del mondo, ed è effettivamente di un'abilità strabiliante. Quindi sentirlo alla prova in questa pagina così complessa non può che essere una sorpresa, probabilmente altrettanto strabiliante. C'è un documento eccezionale dove Stravinsky racconta la prima volta che ha fatto sentire qualcosa della Sagra della Primavera, il Sacro de Prontan, a Diaghilev, il creatore dei balletti russi per cui Stravinsky ha lavorato. Di fronte al famoso passaggio degli auguri primaverili, Diaghilev scrive: vanno molto a lungo questi accordi? E Stravinsky, continuando a suonare, per tutto il tempo necessario. Era molto piaciuta questa risposta a Stravinsky, il quale aveva la consapevolezza di aver scritto qualcosa che aveva cambiato radicalmente la storia della musica. È il terzo famoso balletto di Stravinsky, il terzo dei suoi capolavori. In pochi anni sforna tutti e tre, L'Uccello di Fuoco, Petrushka e Il Sacro de Prontan. C'è sempre lo spettro di Rimsky-Korsakov, il suo maestro dietro, maestro anche di fiabe russe, no? Nel musicare il grande folklore fiabesco del suo paese di origine. Questo naturalmente rimane, ma Stravinsky sempre più acutamente mette a fuoco la sua definitiva, diciamo, tecnica compositiva. Sceglie, anche se lo nega, temi di origine popolare che hanno una caratteristica: essere molto brevi, tornare sempre sulle stesse note, per avere la possibilità di inanellare questi piccoli cortocircuiti, questi mulinelli fatti di temi che non vanno da nessuna parte, non si sviluppano, non hanno narrativa, ma tornano sempre su se stessi. Questo eterno presente è incapsulato nella struttura ritmica più complessa che mente umana abbia concepito in un brano musicale. L'intera orchestra diventa un gigantesco strumento a percussione fatto di timbri, di colori, di suoni, di altezze, e questo passaggio ne è una prova. Nulla è come si faceva prima, nemmeno la prima nota con la quale comincia il pezzo e che ha destato l'ira, pare, di Camille Saint-Saëns, che andò via sbattendo la porta. È un semplice do. Questo do così acuto, però lo suona un fagotto, in un registro assolutamente impossibile per il fagotto, trasformando questo strumento così popolare in un suono inedito e inaudito.